allora, così la possiamo vedere in diretta perché stiamo veramente rimodellando le telecamere, la prima volta che viene ospite oggi nella nostra trasmissione. Che momento è questo? Cominciamo, prendiamola alla larga, perché noi cominciamo sempre scaldando, c'è qualche domanda prima, per la politica italiana. Ma mi sembra che sia un momento di ripartenza, se si potesse dire di ricominciamento, di ristabilimento. È interessante l'arrivo di questa straordinaria squadra di competenti, da Monti, ma non solo Monti, Catricalà, che è uno dei più grandi esperti di concorrenza e liberalizzazione. Poi c'è la bravura di uomini come Profumo alla pubblica istruzione o Ornaghi ai beni culturali, che ha un bel rapporto con Teramo per averci insegnato, ha un rapporto riuscito anche con la regione Abruzzo perché spesso viene a coltivare appuntamenti, conferenze, riflessioni collettive. Mi convince molto questa specie, diciamo, di avventura che riesce in cammino delle competenze, delle bravure, delle passioni. Credo che Monti ci stia restituendo una grande credibilità a livello internazionale e mondiale, e non esiste una stagione di buon governo che non sia costruita e nutrita sulla credibilità internazionale. Questa riacquistata fiducia da parte degli altri nei confronti dell'Italia, noi ci siamo detto, quindi lo dico, facciamo anche trasmissione, la senti anche dal basso, nel senso, se è vero che viene dall'esterno, viene anche dall'interno, anche i cittadini stanno riacquistando fiducia nei confronti del governo. Ma guarda, io do molta importanza al percepito collettivo, a quello che la comunità o rumoreggia o fa capire che costituisce il suo sentimento. Di sicuro, prima dell'arrivo di Monti c'era una stanchezza generale, c'era la stanchezza nella piccola borghesia, nelle famiglie italiane, nei 100 comuni che compongono questa Italia, come quando si vuole descrivere l'Italia delle municipalità. C'era stanchezza nella piccola impresa, anche nella grande impresa, nel popolo che, diciamo, si dedica attraverso la pubblica amministrazione a servire il sistema Italia, all'interno di questo diciamo luogo che la comunità nazionale si percepiva a stanchezza. Adesso mi sembra che ci sia di nuovo il cammino della speranza tra gli italiani. Quello che c'è da capire è come sta scrivendo sulla lavagna, su questo fronte, la giovane generazione, i ragazzi, coloro i quali diventeranno cittadini attivi domani e dopodomani. Ecco, io mi auguro che subito possa accadere, anche alla luce delle nuove norme, in particolare ho molta simpatia per questa norma varata nel provvedimento Cresci Italia, per i giovani imprenditori la difficoltà viene azzerata di nascere come impresa. In un giorno ci si iscrive con un sistema anche di ausili, di incentivi. Mi convince molto, così come mi convince quello che è stato varato anche di concerto col Demanio dello Stato e col Ministero dell'Agricoltura: tutte le terre a vocazione agricola del Demanio dello Stato verranno con facilitazioni consentite ai giovani imprenditori agricoli. Insomma, c'è una specie di sottolineatura di priorità sul versante o della giovane intrapresa imprenditoriale o della giovane esigenza di collocazione occupazionale di coloro i quali domani devono diventare cittadini attivi. Questo mi convince molto. Ecco, spero che si ristabilisca il senso di un cammino comune che riapra le frontiere della fiducia. E sta succedendo? Cioè, senti nei giovani crescente questa fiducia? Sento nei giovani crescente questa fiducia, ma soprattutto spero che non cessi. Spero, insomma, che si faccia anche un'azione ancora più insistente per fare sì che si mettano sul tavolo risorse normative, come già si sta facendo, e anche risorse finanziarie per fare riprendere anche la crescita. Mi pare che Monti abbia tutti i prerequisiti, i requisiti, e adesso sta facendo anche incassare il ristabilimento della condizione della credibilità. Quando c'è stato da fare il distinguo anche sulla tua parte politica, non ci sei mai tirato indietro, neanche in passato, anzi. La fine del berlusconismo, no, ha aperto una serie di inevitabili valutazioni su quello che è stato questo periodo per l'Italia. È stata tutta colpa di Berlusconi o è mancata totalmente una capacità d'opposizione? Ma io credo che diciamo, con la conclusione della Prima Repubblica è andata in onda una stagione, diciamo, che io chiamo dei casuali. Andata in onda è bello anche, vista l'emittenza. È andata in onda una stagione che io chiamo dei casuali. È mancato da tutte e due le parti, se sono state due le parti, ma seppure volessimo immaginare una terza parte,
di quelli che hanno svolto la funzione del diritto di tribuna, è mancato un pensiero politico degno di questo nome, una lettura della società e dell'economia all'altezza delle loro responsabilità e soprattutto è mancato un piano delle priorità, una veduta lunga delle priorità che servivano al sistema paese, per essere Italia e per essere anche mondo. Con l'arrivo di Monti, secondo me, niente rimarrà come prima. Anche le attuali costituzioni partitiche non rimarranno come prima. Io prevedo una razionalizzazione delle attuali costituzioni dei partiti politici. Ci sarà, secondo me, anche una specie di scomposizione. Vedo con interesse il ragionamento che sta facendo anche, diciamo, questa grande realtà centrale che è la centralità dell'area cattolica. Per esempio, guardo con molta stima, ed è la stima che si coglie dai giornali, rispetto al grande lavoro che sta facendo Passera, che coniuga dentro di sé la grande ambizione legittima che caratterizza l'Italia, sia nel processo europeo che nel processo mondiale. E nei territori la politica non è che si può mettere con le gambe a cavalcioni o si può far vincere la pigrizia. La politica anche nei territori deve essere all'altezza di questa sfida, perché oggi ci sono molte condizioni favorevoli sul piano anche delle competenze che si sono spostate circa le riforme intervenute a far data dal 2001 all'indirizzo dei territori. Oggi, per esempio, le regioni sono dei veri e propri giacimenti di capacità operativa, alla condizione che si sappia cosa fare e dove portare queste potenze che sono i sistemi delle regioni. La Regione Abruzzo in che condizioni è? Ma io vedo la Regione Abruzzo, diciamo, affannata da una serie di emergenze. È un'emergenza quella della finanza pubblica regionale e mi pare che costituisca un preciso oggetto di premura di governo. È un'emergenza quella della ricostruzione dell'Aquila. È un'emergenza anche la condizione di coloro i quali sono iscritti in quella che una volta si chiamava la prima classe degli uffici di collocamento, cioè gli iscritti di lunga durata, che sono poi i sofferenti di lunga durata. In Abruzzo mancano all'appello, ormai da circa 20 anni, qualcosa come 50.000 opportunità di nuovo lavoro. Noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo, con facilità, aumentino le occasioni di occupabilità, a cominciare da una maggiore facilitazione per la nascita imprenditoriale. In Abruzzo noi abbiamo grosso modo 137.000 imprese. Noi dobbiamo fare in modo che diventino 200.000 in un tempo stabilito il più corto possibile. Le Marche sono le Marche e l'Abruzzo non è le Marche per questa fondamentale differenza sulla natalità imprenditoriale, sulla consistenza del sistema delle piccole imprese. Ecco, io credo che su questo punto dobbiamo elevare l'ambizione e la capacità di accettare la sfida. Il fatto di elevare l'ambizione mi piace molto perché dimostra una partecipazione anche soggettiva, psicologica, personale, no, a questa sfida alla quale facevi riferimento. Ma perché ci manca questa ambizione? Siamo stati frustrati da una politica che non ha saputo dare le risposte necessarie, o è proprio una radice culturale antica, nel senso, no, l'essere in qualche modo figli dei Borboni ci rallenta rispetto a regioni che hanno un passo diverso? Io penso che sia accaduto un sopravvenire tale di emergenze che non si è consentita una normale selezione delle classi dirigenti. Con la stanzialità che deve caratterizzare le classi dirigenti, con la serenità che deve caratterizzare la formazione delle classi dirigenti. Ci sono regioni in Italia, per esempio, a me piace molto citare il caso dell'Umbria, dove c'è una certa continuità delle classi dirigenti, dove la continuità non è la stanchezza, non è in un qualche modo il grigiore delle classi dirigenti. Noi in Abruzzo non abbiamo avuto da circa 20 anni una classe dirigente che si possa dire tale, nel senso che mai c'è stata la conferma all'appuntamento elettorale successivo a favore di coloro i quali c'erano stati nei 5 anni precedenti. Una classe dirigente ha bisogno di una falcata temporale almeno di 10 anni, perché nei 10 anni si possono fare investimenti all'altezza sul piano delle infrastrutture, sul piano delle politiche di bilancio, sul piano delle riforme anche istituzionali che occorrono. Questa dovrebbe essere una stagione anche di importanti riforme istituzionali, di riforme dell'organizzazione territoriale della regione, di stabilimento di alleanze territoriali della regione. Tutto quanto questo non lo si fa con 60 mesi. Governare una regione oggi significa governare una condizione di assetto statuale per le grandi competenze che caratterizzano la regione. Noi vediamo da circa 20 anni, dal 90,
che mai la classe dirigente precedente viene confermata con il bagno del voto, che è il bagno che anima la democrazia. Anzi, c'è un eccesso di discontinuismo che impedisce la qualità della decisione, che impedisce la decisione che ristruttura, che animi alle fondamenta un'attività decisionale. Questo certo non giova alla crescita. Assolutamente no. Il che non significa che io auguro scontatamente, stancamente, che una classe dirigente che già c'è stata, che debba rimanere per il solo fatto che questo poi assomiglia alla qualità della decisione. No. Deve essere guadagnata sempre sulla frontiera della competizione, sulla frontiera del combattimento. Però ecco, per esempio nella regione Marche c'è da Vito D'Ambrosio a Spacca una continuità che significa poi continuità di impostazione programmatica, strategica, di puntualità decisionale e anche di mantenimento degli impegni assunti, perché poi io continuo a dire che la politica che sa conseguire il sorriso dei cittadini, il consenso dei cittadini, è la politica che assume impegni e li mantiene. Per assumere impegni e mantenerli non occorre, non è giusto che si ricominci sempre da capo. Sarebbe necessario che si potesse disporre del tempo sufficiente per poter assumere gli impegni e mantenerli. Venendo allo specifico di quello che ha rischiato di essere un tuo avversario politico al momento, del quale poi ne parliamo, no, di quello che è stata la stagione dell'elezione di Chiodi, nella tua valutazione quanti errori ha fatto, quanti meriti ha, quanto paga colpe non sue? Ma io l'ho visto, diciamo, molto preso nella stagione di sindaco e l'ho visto anche in una identificazione totale con la sua città. Ecco, lì ho visto una funzione dirigente riconosciuta dalla cittadinanza che si è trasformata in tanti sì, in un consenso che poi lo ha fatto stabilizzare come una classe dirigente della città. L'arrivo alla regione è molto figlio di quella specialissima coincidenza, di quella specialissima contingenza. Poi il farsi toccare con mano di emergenze di quella natura, di quella pesantezza, il terremoto, la condizione di bilancio, anche una friabilità politica, una vischiosità politica che nei fatti indeboliscono qualsiasi buona volontà. È come se a volte assomigliasse a un pendolo di Foucault nell'inseguimento di questa e di quella emergenza. Avrebbe bisogno di un supporto, di una comunità politica che nei fatti non c'è, che poi consente il retrovia, il retroterra, che poi produce quegli obiettivi raggiunti che sono gli obiettivi che fanno identificare il buon governo. Ho visto per esempio un'attività anche di co-direzione, di accompagnamento forzoso anche dal livello nazionale nei confronti della sua attività presidenziale. Tutto quanto questo naturalmente lo hanno come privato del respiro che occorre per chi vuole essere poi punto di sintesi e di governo di una comunità grande, importante, esigente come quella abruzzese, soprattutto per i problemi che ha toccato con mano. L'altro aspetto che mi pare importante mettere in evidenza è che questa regione avrebbe bisogno di un livello di solidarietà interna, parlo della parte politica, ed esterna, parlo delle attenzioni dei livelli istituzionali, che non deve essere costruita questa solidarietà sulle concessioni actroyer, ma deve essere costruita su una competizione, su un dialogo competitivo. Penso per esempio al dialogo competitivo che ha saputo stabilire nei primi due mandati Formigoni con Palazzo Chigi, o che seppe costruire nel primo mandato il presidente Fitto, o che hanno saputo fare i giovani presidenti della regione Basilicata, o che ha saputo fare la bravissima presidentessa della regione Umbra, la Lorenzetti. Un dialogo competitivo che non è mai sfociata nella maleducazione istituzionale, ma in un combattimento costante, nel fare sì che addirittura anche l'attività del Parlamento italiano in alcuni momenti si è compiegata alle esigenze di questa o di quella regione. A volte ho trovato un eccesso di mediazione in capo a questo o a quel galantuomo, che però hanno tolto respiro nei confronti, diciamo, anche della buona volontà che mai è mancata da parte del presidente Chiodi, per il quale io provo considerazione, stima,
e anche un certo riconoscimento, perché di sicuro la sua applicazione non è mai venuta meno, la sua dedizione è quotidiana e vedo anche una diligenza che costituisce la bandiera più visibile del suo impegno quotidiano. Ecco, adesso bisognerebbe toccare con mano la stagione dei risultati e su questo credo che ci sia ancora bisogno da fare. Una domanda in due, cioè due domande in una. In riferimento a altre esperienze regionali, porti inevitabilmente a chiedere quale tra gli attuali governatori ti affascini per quello che riguarda la sua posizione, perché abbiamo vissuto negli ultimi mesi una sorta di vendolismo, no? Se vuoi, di fascinazioni, poi c'è stato il momento del renzismo, anche se non è presidente della regione, ma insomma c'è stata una fascinazione di altro genere, c'è addirittura qualche deriva, ma lì diventa anche di diversa natura, che addirittura guarda il Piemonte con fascino. Ma le parlo del presente e del passato. Per quanto riguarda il presente, escludo i casi quasi di destinazione divina, di buon governo, che sono l'Emilia, la Toscana, in un qualche modo anche l'Umbria, sono quasi casi di buon governo divino, nel senso che lì funziona non tanto per l'implementazione della decisione istituzionale il sistema regione, ma perché c'è proprio una esigenza guida che viene posta dalla comunità, dalla collettività, dalla regione con la R minuscola, dalla gente, dal popolo, dal farsi, diciamo, sentimento legante di tutti quanti insieme. Mi piace molto, per esempio, il lavoro che hanno fatto i giovani presidenti della regione Basilicata, anche lì mandando in onda una classe dirigente che è come se avesse stabilito ogni volta, ad ogni passaggio di 5 anni, il sasso più avanti. Mi è piaciuto molto il quinquennio di Mr. Tiscali, di Renato Soru, peccato che non ha avuto la riconferma elettorale, ma in un contesto assolutamente, diciamo, di possesso della politica nazionale nell'isola. C'è stato uno spossessamento dell'isola ed un impossessamento dello schieramento nazionale della politica italiana. Lui di sicuro ha fatto molto bene. Mi è piaciuto Riccardo Illy, che ha patito la stessa sorte. Vero. Mi è piaciuto il lavoro, diciamo, di Spacca. Spacca ha reso la regione Marche la regione desiderata. 60 milioni di anziani degli Stati Uniti desiderano venire a vivere nella regione Marche, perché è la regione della facilità, è la regione nella quale si può realizzare il proprio progetto di vita, così dicono ricerche anche di agenzie internazionali su quello che viene percepito della capacità di vitalità della regione Marche. Per esempio, per quanto riguarda il passato, mi convince molto l'esperienza di governo in Abruzzo di quel gigante proveniente da Atri, che sapeva di filosofia, pretendeva la programmazione come cifra della sua decisione, che è stato Emilio Mattucci. E poi ho provato a ricostruire la stagione di Giustino De Cecco, pescarese, presidente biennale della regione Abruzzo, che fu uno straordinario uomo di governo. Ecco, io credo che in Abruzzo noi dovremmo impiantare il regionalismo come cultura di utilizzo dell'istituzione, di valorizzazione dell'istituzione. C'è bisogno di sapere tutte le opportunità che si rinvengono sul piano dell'utilizzo della norma e delle norme in capo all'ente regione, come ha saputo fare il primo Formigoni nei suoi primi 2 mandati, e poi c'è bisogno di conoscere a menadito tutti i punti di forza del territorio, dell'economia, della società, della cultura di questa regione. C'è bisogno di pensare al governo regionale dopo una lunga fase nella quale si è potuto ascoltare, come fanno gli indiani, le ambizioni, i progetti, le aspirazioni, i dolori, i bisogni di ogni filamento della nostra comunità regionale. Ecco, io credo per esempio che così facendo si riuscirebbe anche a dare una nuova forma a questa regione rispetto al suo interno e rispetto al suo esterno. C'è bisogno di pensare questa regione mondo, e pensandola mondo questa regione, si capisce da subito che vanno promosse alleanze all'altezza. Per esempio va stabilita un'alleanza, un avvicinamento anche costitutivo con la regione Marche e con la regione Molise, per poter pesare all'interno dello spazio adriatico-ionico, dell'euro-regione adriatico-ionica. Ma ci dobbiamo andare con un segmento rafforzato,
con un avvicinamento territoriale rafforzato che significa soltanto stringere le mani alla regione Marche e alla regione Molise. Il Molise ha bisogno dell'Abruzzo, l'Abruzzo e il Molise hanno bisogno di stringersi con la regione Marche, le Marche ha bisogno per adesso, all'inizio, di capitanare questa frontiera per poi però aprirsi uno spazio di competizione alla pari. Tutta la questione delle infrastrutture europee passa per un rafforzamento del protagonismo, altrimenti ci si renderà soltanto un diritto di tribuna. La partita dell'infrastrutturazione ferroviaria è una partita ancora ghiacciata perché non si ha il peso giusto nell'accendere fari riguardanti la domanda di trasporto su ferro che è soltanto un'alleanza dell'Abruzzo, del Molise e delle Marche può riuscire a portare a casa. Come d'altra parte fu nel 1867, quando un grande ministro di provenienza teatina pose la questione della infrastrutturazione ferroviaria arrivando da nord, cioè dalle Marche, per arrivare a sud, cioè verso la Puglia, passando per l'Abruzzo e per il Molise, e dovette poter raccogliere questi risultati perché pose la questione nazionale delle ferrovie, della nazionalizzazione ferroviaria. Noi abbiamo bisogno adesso di agganciarci al grande treno della velocità ferroviaria, perché è la velocità ferroviaria che fa la qualità e la civiltà di un territorio. Non sono né i capricci né i dispetti e né le ambizioni individuali, ma è l'armatura di un trasporto collettivo dedicato che fa sì che la velocità venga percepita come un diritto, così come la comodità come un diritto. Così come noi dobbiamo fare in modo, per esempio, che il mare venga tutelato, che l'alta velocità anche dal punto di vista della gomma ricominci ad essere una priorità nell'agenda delle decisioni del Ministero delle Infrastrutture e di Palazzo Chigi. Però per riuscire ad avere questi risultati di arredamento infrastrutturale, di armatura infrastrutturale, noi ci dobbiamo innalzare rispetto alla piccolezza dell'essere regione e dobbiamo ragionare come tante regioni insieme, il maggior numero possibile delle regioni insieme, cioè quelle che hanno i problemi simili, i problemi comuni. Siccome c'è uno scavalcamento di queste grandi infrastrutture, a cominciare dalle Marche, a finire al Molise, con queste regioni noi ci dobbiamo alleare, poiché noi non abbiamo il punto di forza della demografia, ma abbiamo il grande punto di forza della situazione geografica rispetto sia allo Stivale e rispetto alla vecchia e alla nuova Europa. La vecchia Europa è quella del Tirreno, la nuova Europa è quella che è introdotta al mare Adriatico. Davanti a questa prospettiva, alleanza, riforme istituzionali, revisioni all'interno delle situazioni territoriali. Se nel 1861 la storia di questa regione era raccontata da quattro città capoluogo di provincia, adesso noi dobbiamo svelare il ruolo delle città intermedie, delle città distretto. Parliamo del Teramano, è una città intermedia, distretto, quella che è la Val Vibrata, Giulianova, Atri, così come una città distretto per esempio Sulmona, Avezzano, è una città distretto Ortona, Vasto, Lanciano. Noi dobbiamo allora riconoscere le potenzialità di queste città che non esauriscono i propri servizi dentro le mura nelle quali vivono i cittadini che hanno la residenza anagrafica rispetto a quella torre campanaria municipale. Noi dobbiamo allora arredare, potenziare, infrastrutturare, accompagnare, acconsentire l'ulteriore liberazione di potenzialità. Tutto questo accade se c'è una visione, se c'è una visione delle cose da fare, se c'è una visione al futuro, se c'è una visione delle priorità e se c'è poi la certezza di assumere la decisione. La decisione è figlia di una grande attrezzatura culturale, di un percepito collettivo, di un dibattimento collettivo. E lo fa la politica. Non lo fa una circostanza che tu sai intercettare in quel momento, magari la sai anche raccogliere, poi però ti può accadere di non sapere dove andare. Ecco, a me piacerebbe tanto contribuire a ricostruire una classe dirigente con queste ambizioni, con questi approfondimenti, con questo insediamento, con questa pervasività e anche con questa veduta di lungo periodo. È così che la Catalogna è diventata la grande regione traino della Spagna o la Baviera per la Germania o le regioni che più danno ai propri cittadini del nostro sistema paese, parlo dell'Italia. L'Abruzzo non ha nessuna invalidità di partenza. C'è soltanto da scommettere sulla grande potenza della politica e della decisione istituzionale. Fermiamo un attimo.